Le clubber hanno vinto Pechino Express 6, seconda Antonella Elia. Chi ha vinto Pechino Express 2017? Le clubber Valentina Pegore ed Emma Stocolma. Finalmente due donne vincono Pechino Express, la sesta edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca è stato infatti vinto dalle clubber. In Giappone hanno trionfato Valentina Pegore ed Emma Stocolma che hanno portato avanti un percorso stravagante e divertente. Seconde le caporali Antonella Elia e Jill Cooper, terzi i compositori Achille Lauro e Boss Doms. Ma chi sono le clubber? E qual è la loro storia? Sono due modelle che hanno vissuto per tanti anni a Londra. Entrambe hanno posato per servizi fotografici e sfilato in passerella, senza disdegnare il mondo della televisione. Le due amano molto viaggiare e il format di Rai 2 ha permesso loro di vedere nuovi mondi e nuove realtà. Valentina Pegore. Chi è la vincitrice di Pechino Express 6? Valentina Pegore ha 27 anni ed è una conduttrice e modella. A soli 8 anni ha preso parte alla pubblicità dell'Ovetto Kinder. Diplomata al liceo linguistico, ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha lavorato come commessa e cameriera. Tornata in Italia, ha intrapreso la carriera di modella. Infine, è approdata al mondo della musica. È il volto di Occupi dei AI, trasmissione dell'omonima rete TV. È la protagonista femminile di D'improvviso, il videoclip musicale di Lorenzo Fragola. Emma Stocolma, chi è la vincitrice di Pechino Express 6? Emma Stocolma ha 33 anni ed è francese. Ha cominciato a lavorare nel mondo della moda all'età di 15 anni. Ha sfilato per firme prestigiose quali, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Yamaha e Fendi. Successivamente è diventata una DJ e una conduttrice televisiva. Ha lavorato a Rai Radio 2 e ha preso parte al programma Gratis di Rai 2.